Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo episodio speciale alle 18 della Pixelmon. Oggi sono usciti due episodi, uno l'avete trovato alle 13, questo è quello delle 18. E quindi per questa bellissima cosa vi chiedo cortesemente 1000 like. Ci riusciamo ad arrivare a 1000 like? Credo di sì, ce la possiamo fare ragazzi, spollicciate, mi raccomando. Allora ragazzi, sto facendo questo video un po' speciale oggi alle 18 perché sono alla ricerca di far evolvere i miei due Pokémon principali della squadra. Cioè due dei Pokémon principali della squadra, che sono principalmente Staravia e Ivysaur. Ora, Staravia è a livello 33, però sta un po' morendo. Potrei tranquillamente dormire e farlo curare, anche perché non c'è nessuno ragazzi in questo momento nel server. Sono felice di questa cosa perché almeno posso dormire tranquillamente. E quindi posso tranquillamente curare i miei Pokémon senza troppe distrazioni. Figata pazzesca ragazzi, figata davvero pazzesca. Allora, sono alla ricerca di un bel po' di Pokémon di tipo erba, perché ovviamente sapete che Staravia è un tipo volante, fa più male tipo erba, e quindi livello anche facilmente. E Whimpeval sono sempre i nostri cari amici che vengono menati a sangue e un po' estinti in queste puntate, perché ovviamente loro sono quelli che sono a livello più alto, perché si trovano in genere a livello 33 o 40 più o meno, insomma quelli livelli. E sono anche facili da trovare, quindi sicuramente preferisco loro rispetto a tanti altri Pokémon che magari anche sono potenti. Per esempio, la scorsa puntata avevo catturato un Grodol a caso, cioè in realtà un po' beh, sì, in realtà a caso, perché comunque era lì fermo che voleva essere preso. E quindi da un certo punto di vista sicuramente preferisco uccidere un po' di Whimpable. Abbiamo perso un piccolo amichetto Eevee nella scorsa puntata, però quello si è ammazzato da solo ragazzi, non credetemi perché, ma lo ha fatto. Credo non voglia venire in squadra con me, anche perché in realtà non so nemmeno come farlo evolvere, quindi sono un po' indeciso. Probabilmente lo farei evolvere, non lo so, ma in Flareon non credo. Flareon è abbastanza potente anche per un Flareon, ci può anche stare, però non credo. E quindi sono un po' indeciso su come farlo, insomma, livellare, evolvere. Comunque, poi se avete consigli ragazzi fatemelo sapere. Non credo però di farlo diventare un tipo tipo erba, no. Sicuramente no, perché comunque abbiamo guarda quanto è bella questa altaria. Tipo erba no, ovviamente, perché come sappiamo abbiamo già Ivysaur. Comunque abbiamo un Grodon in caso, che sono comunque dei Pokémon abbastanza normali in termini di Pokémon erba. Ma per quanto riguarda le altre evoluzioni sono un po' indeciso sinceramente. Pokémon buio mi servirebbe, però sono ancora indeciso da prendere Lucario o no. Quindi boh, se troverò Lucario, GG. Se non troverò Lucario ragazzi, mi andrò per Umbreon appena catturerò un Eevee, quindi GG. Anche perché ragazzi, avere un Eevee che ha un bel attacco speciale permette di fare una mossa potentissima che fa davvero male. Anche perché in realtà si usa su Gengar questa mossa di brutto, perché Gengar, non mi ricordo, Gengar penso abbia un ottimo stats di attacco speciale. Dicevo, ha un ottimo stats di attacco speciale, quindi ovviamente palla ombra, raga, massacra tutti senza problemi. Infatti è un'ottima mossa che si usa sicuramente su Gengar, quindi GG Gengar. E però vabbè, in realtà Gastly è abbastanza semplice da trovare, quindi anche un Gengar sinceramente non mi dispiacerebbe per nulla proprio. Cioè, non vedo molti che lo usano Gengar in squadra, almeno nella nostra Pixelmon. A livello competitivo credo si usa, perché l'ho visto in qualche video probabilmente. Quindi, boh, non lo so ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Magari, in realtà, devo vedere le stats, vediamo un po' chi è migliore tra Umbreon e... sì, tra Umbreon e Gengar. E vediamo un po' di decidere quale potrebbe essere un'ottima alternativa al nostro Lucario. Anche perché Lucario comunque è potente a prescindere. Però avrebbe un altro tipo lotta, e sicuramente potrebbe essere abbastanza rischioso come cosa, perché ovviamente poi mi buttano tutto giù senza problemi. Perché come sapete già abbiamo un bel po' di tipo lotta in squadra. È un po' complicato. C'è uno Staraptor della Madonna, bello gigante. Ciao Staraptor. Niente, non riesco a trovare dei Pokémon di tipo erba. Abbiamo trovato un bel po' di pianure, un bel po' di cose belle, ma i Pokémon di tipo erba scarseggiano come sempre anche nelle foreste. Ma non ha senso ragazzi, sono foreste, dovrebbero esserci migliaia e migliaia di Miltank. Beh, quasi ucciderei anche loro sinceramente, ma loro non danno niente di XP. Cioè, sicuramente mi servirebbero solamente per recuperare un po' di leather. Me ne ha dato addirittura 3. Non so se tipo c'è una mossa che permette di recuperare più leather, sapete, non credo. Però ho già recuperati 5 da tipo 2 Miltank, quindi GG. 7, perfetto, un altro. Vediamo un po' di massacrarlo.
Bam, ok, abbiamo un totale 8 leather, bam. Dovrei averne altre qui dentro, credo di no, però ho dei libri, quindi, non male, non male. Potremmo incettare i nostri picconi quando avremo a sufficienza livelli. Quanti livelli? Abbiamo 27, dovremmo andare nel Nether presto, ragazzi, perché lì potremmo expare tranquillamente. Credo nessuno ci sia ancora andato, quindi potrebbe essere una buona soluzione per l'expare, insomma, abbastanza velocemente. Pianure belle e ampie non ci danno nessuna possibilità di scovare i Pokémon di tipo potenti, tranne un Gloom che, sinceramente, potrebbe essere abbastanza per farmi livellare tranquillamente. Ma nel frattempo vorrei anche svuotarmi l'inventario. Qua perché c'ho ancora il piccone di sostituibilità? Vabbè, tipo riappare, ragazzi, in inventario ogni tanto, non so perché. Credo, non so. È qualche occhio che bug strano, non lo so, perché in realtà tipo appare abbastanza spesso. Tipo io lo distruggo proprio dopo qualche secondo riappare. Vabbè, sarà qualche problema strano in qualche modo. Facciamo finta che sia così, caso contrario non sappiamo cos'è. Ho trovato una bella zona abbastanza carina. Avete detto che in realtà Mudkip si troverà tranquillamente quando piove. Quindi piove, non piove questa volta. Quindi Mudkip è un poco più complicato da trovare. Però potremmo pensare alla pioggia, sinceramente. Qui troveremo dei Pokémon per il nostro Bulbasaur. È vero, c'è Bulbasaur, in questo caso Ivysaur. Ok, questo è vero, posso farlo. Quindi Ivysaur, vai. Magari facciamo evolvere lui prima, anche perché manca davvero poco. Qualcuno mi ha detto, Ulisse, guarda che non ha fatto l'evoluzione, perché in realtà non l'hai bloccato il livello. No, ragazzi, non l'ho bloccato il livello, sto scherzando. L'ho sbloccato tutti quando ho iniziato l'episodio qualche giorno fa. Quindi non si è bloccato per nulla. Anzi, sono tutti tranquilli, senza problemi. Anzi, tutto a posto, non dovrebbe tranquillamente livellare senza troppi dubbi. Un Electabuzz lì, un Oddish piccolino. Guardate, i nostri Pokémon non ci attaccano più, perché non so se qualcuno magari l'ha sentito o l'ho detto già nell'altro video. Abbiamo levato questa cosa di farci attaccare dai Pokémon, perché in realtà era un po' pallosa. Quindi così, diciamo, rendiamo le cose un po' più carine anche per poter esplorare, perché l'unico problema più grande, ragazzi, è esplorare. Oddish, bello Sprouts. A me servirebbe sinceramente un Whimpable. E un po' Whimpable, esci, fatti vedere, fatti uccidere da me, il signore dei Whimpable. Ormai, questo è il mio nuovo soprannome. Non ne vedo alcuni, non ne vedo manco uno, porca vacca. Uscite, piccoli Pokémon, non voglio farvi del male, voglio soltanto usarvi come merce di scambio per la Expo. Quindi è abbastanza semplice come cosa. Vedo un po' di Pokémon qui. Roba brutta. In realtà il problema di un Pokémon erba, ragazzi, è che... No, è un PJ. È che possiamo anche uccidere, che ne so, i Pokémon di Poca che non sono i Magikarp. Però loro poi si incazzano, ci fanno incornata, ci fanno parecchio male. Quindi è un po' un problema. Se è abbastanza, diciamo, abbastanza. Niente, vabbè, ci vediamo un attimo in off camera, ragazzi. Cerco un attimo di trovare un Pokémon che mi serve. Un Oddish, lì c'è un Poliwag livello 10. Vabbè, tanta roba. Oh, ragazzi, un bellissimo Gloom livello 47. Tranquillamente lo possiamo shottare con il nostro bellissimo Starevia. Vieni qua, fatti pestare a sangue Starevia. Cioè, bugia, al contrario, fatti pestare a sangue da Starevia. E oddio, spero che non mi faccia male. Però alla fin fine è un Gloom, quindi che male vuoi che faccia. Mi ha fatto uno di danno, raga, una merda. Davvero, questo è abbastanza stupido, Gloom. Ok, 34, ragazzi miei. Finalmente abbiamo il nostro Pokémon principale volante con noi. Infatti il nostro bel Staraglia finalmente si trasforma in un Staraptor e possiamo volare senza troppi problemi. Quindi GG Staraglia, sei diventato strabello adesso, perché Staraptor è troppo bello, ragazzi. A mio parere, in termini di visuale, proprio è migliore di... Zuffa. Ne abbiamo rimonta, va, vediamo Zuffa. E molto meglio di per esempio, che ne so, che altro Pokémon potrebbe essere? Di Pyjot, per esempio. Ciao, guarda che bello, ragazzi. E credo di poter volare adesso. Oh, guarda che bello. Strabello, ragazzi. Perfetto, ora mi tocca solamente far evolvere il nostro Ivysaur di poco. Oh, ho trovato un Graveler e credo di poterlo uccidere tranquillamente con il bellissimo Ivysaur. Vieni qua, fatti beccare. Frustata, GG. Ok, non riesco a ucciderlo perché frustata fa abbastanza schifo. In realtà Folilama sarebbe molto meglio. E credo che comunque troverò alcuni altri Pokémon di tipo roccia qui sopra. Anche roccia terra sarebbe anche meglio, perché infine così 18 più 200, perché faccio per 4 di danno. E un Geodude, vediamo un po', dai, quanto manca a livellare? Credo poco, sinceramente, quindi anche questi Pokémon... Saibi, ragazzi, diamanti mi servirebbero. Vediamo, frustata. Ok, shotato. Ragazzi, si sta evolvendo. Eccolo qui, il nostro bellissimo Ivysaur, che finalmente diventerà un Venusaur. Sì, ciao, che Venusaur. Sì, Venusaur, ok, giusto, ha ragione. Ok, sbagliato io. E GG, guardate come diventa grande, diventa molto più grande. Si sta, diciamo, ampliando
Che carino, guardalo qui il nostro bellissimo Venusaur che impara petalodanza, che è un po' una merda, sinceramente. Arriverei Sonnifero al suo posto, perché Sonnifero non mi serve per il momento, non credo manco di tenerlo in considerazione. Perfetto, eccolo qui, Venusaur è pronto, ragazzi. E io posso tranquillamente anche salutarvi per questa puntata. Uccidiamo giusto quel Saibi. Sì, se c'è ancora. Dove è finito? Potevo uccidere quel Saibi, ma è scomparso, ragazzi. E va bene, noi ci vediamo nella prossima puntata. Come sempre, ci vediamo domani alle 13 con il nuovo episodio della Pixelmon. E questo era un piccolo speciale per far evolvere un po' i nostri Pokémon. Quindi fate sapere nei commenti se vorreste vedere un po' più episodi della Pixelmon. Magari potremmo farne alcuni quando capita, quando magari non ho il video delle 18 e farli uscire. Che dite? Non lo so. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao, ragazzi!